pensavamo di affrontarla con già la promozione in tasca, invece è rimandata ancora di una giornata, no? Di uno o tre giornate, vediamo, dipende tutto da noi. Sicuramente non sarà una partita facile, però noi non possiamo più regalare punti a nessuno, quindi sicuramente è una partita difficile, però alla portata. La squadra è consapevole che dobbiamo fare punti, punti importanti, e non accontentarci. Cercare di vincere, imparare a non perdere. Ma questo è sempre, però io credo che dobbiamo farla noi la partita, perché non credo che loro vengano qui a farla, quindi per loro un punto sarà promozione, per noi no. E quindi che sicuramente faremo noi la partita, stando ben attenti a non scoprirci, perché loro lì davanti con João Pedro, con Sau, con Giannetti, insomma con tutti questi giocatori che hanno, abbastanza veloci, ci possono mettere in difficoltà. Però ecco, non possiamo aspettarli sicuramente, quindi dovremmo fare una gara molto attenta, e soprattutto dobbiamo alzare molto i ritmi, perché loro hanno tanta qualità, se li facciamo ragionare ci possono far male. Senti, pare sia stato due gol nelle ultime tre partite, uno tra cui il tuo autorete, è una coincidenza o è qualcosa che ti sta facendo riflettere? Ma io mi auguro che sia una coincidenza, però ecco, il fatto che nelle ultime due partite, forse nell'ultima, abbiamo creato poco, mi fa un po' riflettere. Sicuramente c'era bisogno di qualche turnover, però vuoi De Luca squalificato, vuoi Boateng non è meglio, non abbiamo avuto tanti cambi, quindi una piccola flessione c'è stata. Però non ci dobbiamo fossilizzare su questo, perché dopo sennò subentra la fobia del gol ed è sbagliato, anche perché siamo, mi sembra, una squadra che ha mandato tanti giocatori al gol, quindi non avendo un bomber da 20 gol a 22 gol in questo momento, gli altri, i vari Dezzi, insomma i centrocampisti stanno andando in gol, quindi dobbiamo cercare di nuovo quella mentalità che avevamo precedentemente, di non avere un uomo solo da gol ma più uomini da gol. È un problema di occasioni fallite o di mancanza di produzione di occasioni? Ma io credo che sia più l'ultima partita mancanza di produzione, cioè abbiamo prodotto pochissimo, quindi è inutile che ci nascondiamo. Non è stata la solita partita, forse il secondo tempo dove dovevamo cambiare marcia non l'abbiamo fatto, abbiamo solamente atteso e cercato di non prendere gol. Noi non possiamo, secondo me, la nostra mentalità non è questa, noi siamo una squadra che deve giocare a viso aperto, e sì è vero che si rischia qualcosina, ma in questo punto della stagione bisogna rischiare qualcosina se vogliamo rimanere attaccato nel terzo posto, diciamo, anche perché abbiamo un calendario abbastanza non facile, ecco. Mister, secondo lei su questa gara legge in qualche modo il fantasma di quel precedente della storia famoso, no? Che portò il Cagliari a vincere lo scudetto e il Bari a retrocedere in Serie B? Cioè, ma no, ma non stiamo pensando a queste cose, sono cose passate, ripassate e via, quindi noi stiamo pensando adesso al presente, il presente è così, siamo a un punto dal terzo posto, abbiamo una partita difficile con una grande squadra che sicuramente sta avendo qualche difficoltà di appagamento più che altro, e noi dobbiamo cercare di sfruttare questo momento di appagamento loro, quindi sicuramente non sarà facile, però credo che leggendo anche i giornali ci sarà tanta gente, quindi che ci verrà a vedere, che ci verrà a spingere, quindi speriamo di dare di prendere tre punti per noi importantissimi per il proseguo. Claudio. Mister, siamo sicuri che verrà a giocare qui con le unghie e con i denti, perché viste le ultime settimane non è proprio così, e poi il Cagliari prima o poi bisognava affrontarlo, meglio ora, meglio in questo momento secondo lei? Ma era meglio che si avesse già festeggiato, perché è una squadra, come abbiamo sempre detto, un organico importante per la B, e sicuramente loro devono fare un punto in tre partite, quindi sarebbe il colmo se non ci riuscissero, no? Quindi alla fine sicuramente per noi è molto più fondamentale che per loro, visto che poi hanno altre due partite da sfruttare. Però ecco, il Cagliari visto ultimamente non è il Cagliari visto ammirato all'inizio stagione, anche loro hanno qualche problemino di organico, hanno qualche problemino di fisico, quindi, ma è normale in queste ultime battute di campionato, quindi noi dobbiamo essere bravi
via a sfruttarle. E poi le chiedo se De Luca può essere pronto dal primo minuto questa volta. Ma De Luca dipende da De Luca, si sta allenando con continuità, adesso vedremo, sicuramente avrà la sua opportunità, speriamo che ci possa dare un grande contributo sia in fase di realizzativo sia in fase di non possesso, perché anche se giochiamo con le tre punte sappiamo benissimo che noi per sopportare le tre punte dobbiamo, cioè sono loro che devono anche sacrificarsi per la squadra. Mister, dopo Perugia lei aveva detto che è stata una questione di mentalità, di poca lucidità in mezzo al campo, di intensità, e poi ha detto non dobbiamo assolutamente fare calcoli. Di cosa avete discusso in settimana con i giocatori e su cosa avete lavorato? Ma abbiamo discusso della partita di Perugia, del fatto che noi siamo una delle squadre che ha segnato più gol nel secondo tempo e questo non è avvenuto, volevo capire il perché. Quindi e da lì, da quelle indicazioni, abbiamo cercato di lavorare in modo diverso questa settimana. Noi dobbiamo essere pimpanti, brillanti e lucidi mentalmente, quindi è normale che qualche partita, visto che stanno giocando quasi sempre gli stessi, sicuramente hanno risentito di questo, però in queste tre partite, come ho detto dopo Perugia, non dobbiamo fare assolutamente nessun tipo di calcolo e vivere la giornata come abbiamo sempre fatto, di partita dopo partita. E sicuramente incontreremo una grande squadra. Però questa occasione ci deve fare saltare e dare il massimo di noi stessi. L'astinenza del reparto d'attacco, in particolare di Maniero, e il fatto di avere un po' una panchina non troppo lunga lì davanti, sono fattori che la preoccupano? Ma no, l'astinenza di Maniero ha fatto 12 gol, quindi è normale che in questo momento non sta segnando. Però io, anche se non segna, a me l'importante è che fa sportellate lì davanti, quindi mi serve una punta che mi faccia sportellate, che mi apra i varchi per i vari Rosina, i vari Sansone, i vari De Luca, quindi che anche se tocca pochi palloni non mi interessa, l'importante è che fa quel lavoro sporco che serve anche alla squadra per andare al gol. Lazzari l'ho fatto scaldare perché come idea c'era l'idea di far giocare Andrea, perché è un giocatore esperto che ha dei colpi importanti e tutto quanto. Però sì, ma per amor di Dio io ho tanta stima di Andrea, quindi il discorso è che noi eravamo bassissimi e quindi avevo pensato, ho detto tutti in settimana mi ha visto bene un ragazzo, entra spregiudicato con la velocità che c'ha, basta se azzecchiamo una ripartenza e possiamo, ecco, ho detto è un pizzico di follia, potremmo sfruttare tutto quel campo che ci stanno lasciando, perché mettere anche Lazzari e poi non c'era più ripartenza, non c'era più niente, come idea c'era, perché l'ho fatto scaldare, se no non avrei fatto mai. Ma io secondo me sì, è un giocatore che è cresciuto tantissimo, peccato che sia arrivato a gennaio, perché se no averlo da prima, e quindi abbiamo dovuto fare un grande lavoro per lui, adesso sta molto 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 bene, quindi è normale che, ma basta vedere i primi che vanno a scaldarsi, no? Sono sempre quelli che un allenatore cerca di tenere sempre sulla corda e di contarci. E qui voglio dire, comunque avremo 3 più 5, 8 partite o 7 partite racchiuse in pochissimo tempo. Sì, ma di tutti. Abbiamo bisogno di tutti e qui sta l'intelligenza di tutti i giocatori, no? Di farsi trovare pronto nel momento del bisogno, come è successo con Donati quando l'abbiamo schierato, come è successo con Romizzi quando è rientrato in campo, e quindi l'intelligenza dei giocatori di allenarsi sempre al 100% perché stiamo lottando per un obiettivo comune. Quindi poi a dire se uno fa 10 presenze, ne fa 5, ne fa 30, ne fa 20, però è sempre vincere un campionato porta grandi emozioni e soprattutto porta qualcos'altro a tutti quanti.